Ringraziamo la professoressa Bici per aver organizzato almeno tutto ciò. Mi piace, professoressa. È simile a questa nuova Anna, nostra cara amica, che si è prodigata per organizzare in questa settimana abbastanza bella, ricca di eventi a Palermo. Abbiamo approfittato della presenza di Michele, Anna e Michele, che con noi ha preparato una mattinata ricca di cose importanti, cioè non sappiamo assolutamente di cosa parlare, vorremmo andare a braccio, anche perché dopo le due giornate abbastanza ben organizzate all'università e alla RAI, almeno oggi, invece di parlare di cose preformattate, preorganizzate, parliamo di fotografia, con tutto ciò che rientra in questo grande calderone. Abbiamo la possibilità di strizzarlo con una spugna e di interrogarlo. Infatti qualcuno di voi dovrebbe aver già preparato delle domande. Vorremmo già iniziare con delle domande. Intanto benvenuti qui a chi non ci conosce, a chi non conosce la sede. Siamo un'associazione, una scuola di fotografia, un'associazione di promozione sportiva e culturale, l'AXI, la scuola si chiama Palermo Foto, e di tanto in tanto per soci, non soci, amici e nemici, non abbiamo nemici. Esatto, bravo. organizziamo queste cose libere, gratuite, spero ricche e arricchenti per tutti voi. Poi per chi non ci conosce, chi volesse lasciare alla fine la firma e il contatto, cosa gradita sia per voi che per noi, e poi chi volesse un caffè, un tè freddo, un succo di frutta da fuori, va in stanza accanto, alla fine c'è un piccolo rinfresco, dove abbiamo pure del whisky. On the rocks. Noi lo seguiamo quando ci sono tre volte al whisky, c'è il caffette, la distrazione non funziona, passiamo col whisky. Quindi benvenuti di nuovo, grazie a Michele, grazie a tutti voi, e possiamo iniziare. Non vi accalcare. Adesso dovrei dire ho pensato 3 minuti fa. Faccio una provocazione e poi vediamo. Allora, Lara fotografa la mappa del bus appesa alla fermata, così sa quando scendere. Vincenzo ha mandato a Giulia la foto del mare perché lei è rimasta a lavorare, e così Maramè. I genitori di Vittoria le hanno mandato dall'Ucraina le foto della loro casa distrutta dalla guerra perché le servono per ottenere il permesso da rifugiata. Vittoria ha mandato ai genitori le foto dello scialle che sta cucendo per la mamma in segno di gratitudine. Nicolò ha appena fatto la foto all'interno della macchinetta del caffè per far vedere al suo datore di lavoro che l'ha pulita bene. Luca ha fotografato la tettoia di ondulati che è il panorama della finestra del suo ufficio perché l'ha vista ormai così tante volte che un giorno se lo vuole ricordare. Alessio ha mandato ai suoi amici la foto della catena nuova della sua moto per far vedere che la tratta davvero come una figlia. Josef ha fotografato una pentola per capire se sarà delle dimensioni giuste per i fornelli del suo ristorante. Dane ha fatto le foto dei documenti di suo figlio che è nato in Senegal, perché non si sa mai se li perdesse. Francesco ha fotografato la tabella del fornetto con i tempi di cottura delle verdure perché non se li ricorda mai. Giuliano ha fotografato una lavatrice abbandonata in un prato perché è un ambientalista indignato. Lorenzo ha fotografato la traccia del brano musicale che dovrà suonare questa sera con i suoi amici del gruppo, così loro si mettono avanti con il lavoro. Elicia ha fotografato i barattoli di marmellata di fragole sul tavolo della sua cucina per dimostrare che li ha fatti veramente lei. Allora, io potrei andare avanti per delle ore. Queste non sono cose che ho inventato, sono le risposte che persone fermate per strada hanno dato a degli amici che hanno fatto un curioso esperimento in un paese fiorentino, un paese toscano, si chiama Calenzano. Chi ha mai preso l'autostrada a un certo momento sa che Calenzano, ci vede una scritta, c'è scritto Calenzano, che sembra un posto metafisico, invece esiste davvero, esiste. E si può uscire dall'autostrada e arrivi in un posto che si chiama davvero Calenzano. Costruivano le roulotte. Qualcosa era concreto. E loro hanno semplicemente fermato le persone per strada e hanno detto: scusi, mi fa vedere l'ultima fotografia che ha fatto col cellulare, mi spiega perché l'ha fatta. E ho ottenuto questo tipo di risposta.
decine di risposte così. Ci sarà anche ce n'è anche qualcuno, io sono stato un pochino cattivello, che dice l'ho fatta perché mi piaceva il tramonto, perché mi piaceva, l'ho fatta perché volevo fare una bella foto. Ci sono anche questi lì. Però diciamo che sono una fra tante delle motivazioni, no? Allora, se la stragrande maggioranza delle persone usa la fotografia per tutti questi scopi, che non erano previsti dalla storia e dalla teoria della fotografia fino a 10 anni fa, che cos'è oggi la fotografia? È ancora fotografia? Fra un mesetto o due, io e Anna ci ritroviamo a Mestre in un convegno che avrà per titolo "È ancora fotografia?". Perché di solito sui social o sui gruppi di discussione dei fotografi dice: ma quelle non sono fotografie. Perché non sono fotografie? Che cos'è che le caccia fuori dalla storia della fotografia? Basta, questa è la mia provocazione. Un secchiamo di soccorso dentro. Sono rimasti traumatizzati per così un po'. Ora guarderemo la foto di ogni cellulare. No, per dire. Questo c'era davvero, questa è davvero la foto della pentola. Questa è la foto. Questa è la pentola, è la più bella. Questa qui è la foto della finestra della casa bombardata in Romania, insomma, in Ucraina. Ok, cerco di vincere la mia timidezza. La foto, la macchinetta del caffè, la macchinetta, la banda. Fondamentalmente, nelle risposte date c'è sempre un'esigenza di testimonianza, di ricordo, di memoria, quindi memoria, e tante altre che fino a un istante fa mi venivano in mente, però. Comunque, quindi in questo, cosa può differire questo tipo di fotografia da quella che viene pubblicata o dal reportage? Semplicemente la fruizione, se a livello familiare o se... Allora, se la memoria... non c'è maggiore dignità nella fotografia che viene fatta per un grande pubblico? O forse sì, c'è maggiore dignità perché c'è... ecco, lo scopo a portata maggiore, però la fotografia in sé a cosa serve se non a questo? Quindi, ok, ma penso che un po' tutti possono vedere palese questa cosa. La fotografia si è trasformata, si trasforma, ma si trasforma per gli strumenti che abbiamo a disposizione. È semplicemente questo, ciascun essere umano è in grado di o può o deve, lo strumento che oggi, lei diceva da 10 anni a questa parte è cambiato completamente tutto, probabilmente è molto positivo. Ecco, la fotografia come strumento, l'arte, la testimonianza, ci può essere il poeta, ma c'è anche chi a casa propria scrive quella poesia, la legge per sé o la dà all'amata, basta. C'è anche chi scrive la nota della spesa, che comunque non è un utilizzo dello strumento della scrittura inutile, anzi, a volte diventa più utile della poesia. Diciamo che tutti siamo scrittori, tutti nella nostra quotidianità siamo scrittori, ma non è che tutti siamo giornalisti, siamo narratori, cioè siamo tutti narratori. Però dovrei dare per forza una categorizzazione, ecco, dobbiamo per forza dare una categorizzazione, ma oggi siamo tutti fotografi. Ma forse è proprio nata così, tra l'altro, cioè oggi in realtà ho l'impressione che sia esattamente nata così, ho questa impressione. Se ricordo il primo libro, ho l'impressione che sia esattamente quel tipo di caratteristica. Ecco, io sono mi fa piacere questo, io sono d'accordissimo con questo. Cioè, quando è successo che la fotografia a un certo momento è diventata soltanto un parente della pittura e quindi le fotografie valgono soltanto se sono belle e non sono fotografie, non sono cose, non valgono niente se non sono... Una fotografia che vuole essere bella ed è brutta ha fallito il suo scopo, ma una fotografia che vuole ricordare, vuole
dire al padrone del bar che ha pulito bene la macchinetta, se anche è brutta non importa, l'importante è che si veda bene che la macchinetta ma è pulita. È descrittiva, ma va bene. La fototest. Cioè c'è la gente, ah, non sono fotografie, ma queste sono fototest che sono importanti perché non potresti andare da nessuna parte se non le avessi fatte. Io credo di fare una provocazione. Siamo tutti d'accordo. Ahimè, siamo. No, però è anche vero che io, non lo so, se quando esistono i social, i gruppi di fotografia, eccetera, eccetera, sostengo delle infinite discussioni con quelli che dicono sì, ma quella non è fotografia. Allora, probabilmente quando diciamo la parola fotografia, tutti quanti ci mettiamo un aggettivo implicito che non diciamo dentro. Cioè, per noi, quello che per noi è la fotografia. Quindi, quella non è la fotografia, chiusa parentesi, aperta parentesi, quella che faccio io, quella che mi piace guardare, quella chiusa parentesi. Allora, ciascuno di noi dà una serie di aggettivazioni alla fotografia. Eppure, continuiamo, nelle discussioni pubbliche si ragiona come se la fotografia fosse un'unica cosa. E la cosa che sta succedendo di buono adesso, al di là di tutto, è che questo fatto che tutti quanti abbiamo in tasca una roba che fa fotografie, perché sono fotografie, non c'è possibilità di dubbio che siano fotografie, ha liberato una quantità di usi e di funzioni per la fotografia che prima o non esistevano o erano compressi dai limiti tecnici, dai limiti di condivisione, dai limiti di diffusione. In fondo le fotografie utilitarie si sono sempre fatte, certo. Fotografie finalizzate, fotografie, e ciascuna ha avuto i suoi, quindi forse probabilmente oggi è il caso di parlare delle fotografie, cioè dei tipi, dei modi di fotografia. L'altra grande discussione è oggi tutti fotografi, no? C'era una copertina di Liberazione, che tutti fotografi, e qui insurrezione, quasi sempre dei fotografi professionisti, no, perché non hanno studiato, non siamo tutti fotografi, quelli lì al massimo saranno. Quelli fanno delle immagini, non fanno delle fotografie. Tecnicamente, chiamiamole come vogliamo, c'è anche Filippo. Sempre fotografie sono. Filippo, sempre fotografie sono. Non sono le fotografie per gli scopi con cui le faccio. C'è un'idea per cui fotografo, uno, nella parentesi ci mette professionista, perché poi i grandi... Chi è il fotografo professionista qui? Nel senso che con la partita IVA. Ecco, no. Allora, i fotografi professionisti, poi ne possiamo anche parlare, cioè hanno passato dei brutti momenti, stanno passando dei brutti momenti negli ultimi anni. Non faccio solo questo, mi occupo anche di grafica, di comunicazione, perché... Infatti qualcuno mi ha risposto a un'intervista, è come se mi avessero licenziato, cioè, nel senso che... Eh sì, perché poi la rivoluzione digitale è stata una batosta, credo. Io c'è un libro, è uscito solo in Francia, dei libri che non traducono, che si chiama appunto Scivolare nel digitale, che è un'inchiesta fatta tra i professionisti, che dimostra abbastanza bene che la rivoluzione digitale è stata un'imposizione digitale. Che non era un'esigenza dei fotografi, sì, certo. Passare alla strumentazione. Investe tutti i campi del professionismo vengono investiti da questo fenomeno. Era un'esigenza del mercato, soprattutto dei committenti, per rapidità, per compressione dei costi, che però sono costi che sono stati scaricati sui professionisti, perché nei primi anni, racconta questa inchiesta, nei primi 8-10 anni. Adesso la frenesia del ricambio degli hardware poi ditemelo voi, è un po' calata, perché nel senso che c'è stata un'impennata di miglioramenti tecnologici che hanno costretto i fotografi a cambiare attrezzatura ogni anno, ogni due anni al massimo. Quindi sono stati rilasciati con costi enormi. Con del testo, ogni due anni quella corsa al megapixel, quindi c'è stata è un progresso che è stato fatto pagare ai fotografi professionali e di cui hanno beneficiato invece i committenti, no? Tutti i committenti che avevano cose più
spendevano di meno per avere i file, per avere qualcosa, prodotti già semilavorati, perché poi negativo, la stampa, eccetera, poi dopo ci pensavi tu, mentre invece adesso il fotografo deve fare tutto e consegnare l'immagine concreta, completa, stampabile, post prodotta, tutto qua. Quindi, no, per dire che c'è stato questo, io capisco benissimo i fotografi professionisti che hanno una un malumore. Ci sono rimasti male. Un malumore. Ci siamo rimasti un po' male. Però il malumore viene scaricato spesso su l'obiettivo sbagliato, che sono l'idea che la professione sia stata messa in crisi dal fatto che tutti possono fotografare. In parte è vero, c'è un problema di concorrenza sleale, no? C'è il fatto che, vabbè, però non vedo perché uno che fa concorrenza sleale, fa un matrimonio magari senza avere la partita IVA, senza avere la cosa, non lo potesse fare anche prima con l'analogica, insomma, sì, forse faceva un pochino più fatica, forse faceva... Faceva un rullo con la compattina e poi insomma, quello che questo succedeva. Posso fare una domanda? Che era la provocazione prima che arrivasse mai. Non so se c'entra, magari possiamo discutere. No, andiamo. No, mi piace. In realtà quando parlavamo con Anna su come iniziare ai tempi, quando si è organizzato, volevamo fare, c'era venuta questa idea di parlare anche di divulgazione della fotografia o delle fotografie. Mi spiego meglio, noi siamo una scuola, siamo dei divulgatori, ci piace insegnare, o comunque lasciare un segno, etimologicamente è più forte come segno fotografico. E quindi spesso si parla di fotografie, anche noi parliamo di fotografie, piuttosto che di fotografie. Oggi con questa rivoluzione, chiamiamola rivoluzione, anche se secondo me non è proprio una rivoluzione, perché già nel 1863 c'è stata una rivoluzione culturalmente alla pari del digitale, cioè dei personaggi si sono fatti un salone e l'hanno chiamato rifiutati, e a tutti c'era scritto, scrissero, erano pittori, potevano essere pittori, diciamo. I numeri non sono gli stessi perché è molto diverso la pittura dell'Ottocento dal 2019. Noi in rimasti la rivoluzione culturale è stata uguale e là la rivoluzione ha creato anche modalità di cambiamenti per la fotografia non era soltanto utile ma anche dilettevole. Addirittura ci fu la critica del pittorialismo, il pittorialismo all'inizio era una critica, era una parola critica, una parola dispregiativa e poi divenne invece un'appellazione positiva. Ma quello che chiedo a te, chiedo all'audience, oggi nel 2019, dalla rivoluzione digitale in poi, come potremmo divulgare la fotografia o le fotografie? Senza però scivolare nelle polemiche, senza scivolare nelle critiche negative, senza scivolare a dire tutti possiamo far foto. A me piace che tutti possano far foto, per noi è un incremento del bacino di utenza, per noi è una possibilità che tutti finalmente possano scrivere, visto che l'italiano o comunque le altre lingue per molti hanno sconosciuto, la grammatica italiana è più rigida, quella fotografica no. Se sarà in fotografia si può anche correggere perché si è fatto bene, se è detto bene lo possiamo non sottolineare in rosso e nel blu. Quale possono essere le vie per un insegnamento meno polemico possibile per la cultura dell'immagine fotografica? Io ho una. Ci ho pensato spesso anche perché ho avuto modo di discutere su come si. Come si fa oggi un'istituzione che si occupa di fotografia, che fa cultura della fotografia, al di là del fatto delle scuole, eccetera, anche un museo, oggi ha ancora senso fare un museo di fotografia, che cos'è un museo di fotografia? È un posto con delle pareti bianche, con delle cornici appese, oppure è un posto dove ci sono molti tavoli, computer, stampanti? Qual è il... Io penso più la seconda, nel senso che... Per me la mia risposta a questa domanda è che bisognerebbe finalmente fare un'inversione del concettuale, cioè prima del come lavorare sul perché, cioè il come è una funzione del perché, il come si fanno le foto è una funzione del perché le voglio fare, qual è lo scopo per cui le voglio fare, cioè, perché oggi i perché sono aumentati. Una volta un corso base di fotografia era rivolto di default, senza bisogno neanche di pensarci, ai fotomatori. Perché i professionisti facevano le scuole, ma diciamo un corso base
quelli da hobbistica, era i fotomatori, cioè persone che volevano imparare a fare foto migliori perché così le mostravano agli amici, gli amici dicevano oh, come sono belli. Questi erano, lo scopo era la gratificazione estetica. Non lo dico senza il minimo di critica, sta fotomotorismo è una cosa importante, però insomma, diciamo, se ti insegni un po' di diaframma, un po' di cose, perché tu faccia delle foto belle, delle foto che faccio dire oh bello. Adesso siamo sicuri che un corso base di fotografia serva solo a quello, serva solo ai, magari lo fanno ancora persone che hanno un'intenzione espressiva, ma magari no, magari ci sono persone che semplicemente vogliono imparare a fare meglio alcune fotografie, che non hanno come scopo di essere belle, ma di essere efficaci. Mi domando, per esempio, se non capiterà mai che faccia voglio fare un corso di fotografia un ragazzino che ha visto che il suo compagno di banco sa fare delle fotografie che lui non sa fare, che fa i selfie migliori dei suoi, che fa le... semplicemente perché vuole comunicare se stesso meglio, se vuole farsi più bello con le ragazze, che vuole, cioè, qualsiasi cosa, ma come diavolo fa? Lui fa quelle robe bellissime, fa queste cose che se lo spocacella, io non lo so fare. Sì, ma perché lo vuoi fare? Perché voglio, non so, per il mio profilo Instagram. Che profilo Instagram non è detto che non sia una. È comunque sempre una. Però magari il profilo Instagram serve appunto per avere relazioni, per avere amicizie, per avere altre. Quindi ecco, io per esempio, è vero che i professionisti sono lì per fornire un servizio, che so, all'impresa che vuole farsi le fotografie del negozio, dello fotografie di tipo commerciale. Però è anche vero che molti se le fanno da soli. Allora, o gli diciamo che sono dei cretini, eccetera, oppure magari dice, vabbè, tu non vuoi fartelo da soli, non vuoi andare dal professionista, guarda, il professionista te le fa meglio, magari ti fa delle cose che tu non saprai mai fare, neanche se tu. Però se proprio ti devi fare da solo una cosa, impara a farla meglio. Imparare a fare meglio le fotografie significa imparare a guardarle meglio. E questa è una cosa che invece riguarda la dico grossa, la democrazia. Perché oggi gran parte, una quantità enorme di contenuti di politici, civili, eccetera, passa attraverso le immagini. E se allora, se magari dobbiamo imparare a guardare, a non farsi fregare dalle fotografie, a non farci... a saperle leggere. Cioè, se io le so fare, è possibile che ci sia questa enorme contraddizione tra il fatto che tutti fanno fotografie, tutti per esempio sanno che le fotografie si possono manipolare, perché tutti quanti qualche pacciughino lo facciamo, anche solo con i filtrini di Instagram, però tutti quanti abbocchiamo come dei pesci quando arriva una fotografia manipolata e ci crediamo, e le fake news, quasi tutte le fake news fanno uso di noi. A volte passano anche i concorsi fotografici. Come? A volte riescono a passare anche i concorsi in meno grave rispetto alle cose. Sì, certo. Approfitto, siamo proprio un'altra seconda dell'argomento. Se diamo per scontato che fotografia è il linguaggio e quindi conta sia il perché, tantissimo il perché, anche il come. Da prendere appunti fino a... Allora, tu dici che la fotografia dovrebbe entrare dovrebbe entrare nelle scuole, e io non sono d'accordo, molto di più, ma nelle scuole non entra neanche l'educazione civica, appunto, che ci serve per vivere. Figuriamoci se in Italia facciamo la scuola di fotografia, se non ci fossero le scuole tipo Palermo, scuole, voglio dire, corsi, tipo quelle, oppure i Caberdash, oppure quelle importanti che devi fare un mutuo per pagare, però ti insegnano effettivamente qualcosa. Cioè, farle entrare nelle scuole sarebbe sì l'ottimo,
Però purtroppo io faccio questo parallelo di tante mancanze, anche forse più importanti della fotografia, perché ci dovrebbero insegnare a stare in uno stato. Quindi magari ben venga, però riguardo i telefonini nelle processioni, mi viene in mente una volta quando un tipo mi fa, facevo un corso di fotografia, mi dice: però non sono più i panorami di una volta, vado a fare un panorama, c'è un traliccio, c'è una linea, ma gioia mia, è questo il tuo panorama, è questo, tu fotografi la processione con i telefonini, questa è la tua realtà. È un segno in più da utilizzare. È un segno che poi lo possiamo deprecare finché vogliamo, ma questo è il segno dei nostri tempi, purtroppo, almeno credo. Era la stessa cosa che quando dicono, però quella strada senza la macchina, una volta, è uno dei primi corsi che ho fatto io, cioè io ero allieva, tipo però c'era quella macchina in quella strada, sì, orrenda, perfetto, ok, però tipo sai che è stata fatta nel 2000 perché certo. C'era un appunto e c'era una cosa, cioè, perché se no sono sempre le stesse foto di quando c'era mio padre. Gli impressionisti mettevano, facciamo fondo bianco, gli impressionisti mettevano ciminiere e binari ferroviari. Sì. Non li aggiungevano. erano lì. Una delle cose che ho sempre amato molto di Luigi Ghirri, che immagino molti di voi conosciamo, è che quando fotografa anche le sue chiese, i suoi paesaggi, eccetera, se c'è un cartello di divieto d'accesso, non è il soggetto principale della foto, ma non è neanche una cosa che ti impedisce di fare la foto, perché è lì e fa parte del paesaggio. Fa conto dell'oggi, certo. No, volevo dire una cosa su... Allora, a rispondere a quella domanda, io credo che sia che oggi una società non si possa permettere l'analfabetismo visuale. E mi meraviglio del fatto che comunità, società, stati, paesi, nazioni che hanno fatto grandi battaglie contro l'analfabetismo in senso proprio, quello scolastico, delle lettere, della lettura, della scrittura. E non facciano campagna contro l'analfabetismo visuale, che oggi è un linguaggio prevalente, insomma, e secondo me corriamo davvero un grosso rischio. Nelle scuole si fanno ore di, non so se si chiamano ancora educazione artistica, poche, educazione all'immagine adesso credo che si chiami, le scuole medie eccetera eccetera. Poi io so anche che ci sono dei professori bravi che lavorano col digitale, che lavorano, spero che non ci sia più da fare i soliti cinema, però da quello che mi sembra di capire, noi abbiamo una generazione di ragazzini che per la prima volta nella storia dell'umanità produce immagini come respira, però lo fa fuori dalla scuola. A scuola fa altre cose. A scuola gli insegnano altre cose, altri linguaggi, dice. E a scuola bisogna tenere spenti il cellulare, no? Esatto, scuola... anzi è sanzionata. Ma io dico, ma fateglielo tenere acceso per qualche cosa, fateglielo usare per qualche cosa. Ma il cellulare si può usare anche nell'ora di italiano, ma di sicuro nell'ora di educazione artistica il cellulare bisogna usarlo. Anche se io sono pure per l'ora di italiano con il cellulare, perché come diceva la mia professoressa di latino, se tu non sai fare una versione di latino comunque di base, puoi lasciare il libro di latino di grammatica, perché non sai dove andare a cercare. E la stessa cosa è questa. Se non sai andare a cercare, puoi tenere il cellulare. Di lettere, le ho proposto di fare di far fare alla classe un dizionario faccino italiano. Voi prendete tutte le faccine, tutti le emoji che avete e per ciascuno di queste mi fate la traduzione in italiano. Certo. Guardate che è un... ci mettete almeno 5 righe per spiegarvi cosa vuol dire la faccina e quelle le creme. Bello, bellissimo. Siamo quasi allo stesso livello di importanza, perché se la comunicazione passa attraverso le faccine, che siamo tutti in maniera inconsapevole, crea confusione comunicativa. Infatti la mia preoccupazione non è tanto che non si producano immagini di
un certo livello che alla fine possiamo anche demandare alla buona volontà del singolo, ma che tutta questa gente fotograficamente analfabeta le legge le immagini, piglia delle decisioni che funzionano in queste immagini, condiziona la vita degli altri, ma qua ci dobbiamo chiedere pure se la fotografia serve per documentare, per lasciare qualche cosa per il futuro, oppure serve semplicemente oggi per mandare la fotografia della pizza alla amica che serve tutte e due le cose. Ma vabbè, però qualche cosa lo dobbiamo lasciare per il futuro. Sì, ma non tutto. Dunque, prima di tutto, la stragrande maggioranza delle fotografie che sono state fatte in questi 180 anni, le abbiamo perdute. Perché noi continuiamo a pensare alle fotografie di Ansel Adams, ma è un altro grande problema, la conservazione, l'archiviazione. Ma non è detto che tutte quante meritassero di essere conservate o che fossero nate per essere conservate. Probabilmente con il digitale non resterà nulla. C'è un rischio che col digitale non restino neanche quelle che erano state fatte invece per rimanere. Queste le fotografie fatte con quella macchina sicuramente ancora le troviamo. Può anche darsi. Noi le troviamo spesso e volentieri nella spazzatura. Allora, torniamo al primo punto dell'educazione. Allora, negli anni 30 Walter Benjamin scrisse questo saggio fondamentale, si chiamava L'opera d'arte all'epoca della sua riproducibilità tecnica. E ovviamente il protagonista di questo saggio era la fotografia, che consentiva di riprodurre in infinite copie sia le opere d'arte, sia i momenti della vita. Attenzione, perché la stragrande maggioranza delle fotografie fatte in questi 180 anni erano in copia unica, erano come daguerrotipi, perché le si faceva, si stampava una copia per l'album di famiglia, il negativo chissà dove si perdeva, quella fotografia lì era l'unica, e poi magari poi finisce che andavano perdute, le trovate sui mercatini o molte andavano nella pattumiera. Quindi questa potenzialità della riproducibilità tecnica in realtà non ha prodotto questa enorme, cioè c'era un'enorme produzione di fotografie, ma ogni singola fotografia era unica, verosimilmente unica. Due, tre copie al massimo da dare agli amici. Quindi questa in realtà hanno funzionato come daguerrotipi o come dipinti le fotografie per tanti anni. Forse solo adesso, con la fotografia digitale, ma con internet. Cioè, nel momento in cui faccio una foto e la metto su Facebook, questa fotografia parte e non sappiamo più dove va, non sappiamo chi la vedrà, non sappiamo quanti la scaricheranno, la modificheranno, la rilanceranno. Adesso forse abbiamo una riproducibilità tecnica infinita, impazzita, imprevedibile, ingovernabile, e adesso forse dobbiamo porci quel problema lì di capire che quali fotografie rimarranno, quali no, quali scegliere. Nulla, cioè, se noi avessimo un mondo dove rimane tutto, noi dovremmo trasferirci su un altro pianeta, perché dopo un po' lo riempiamo. Non ci sarebbe spazio. Quindi la storia dell'umanità è stata, e anche la storia dell'archivista, che è il deputato della nostra società alla conservazione della memoria, il suo principale lavoro è quello di buttare via le cose, perché sono molte più le cose che butta via che quelle che decide di conservare. L'archivio non è un accumulo, l'archivio è una scelta di cose che noi decidiamo che ci serviranno in futuro. A cosa ci serviranno poi possiamo discutere, eccetera, eccetera. Però, quindi, e lo stesso vale adesso, oggi, per le fotografie. Il fatto è che la stragrande maggioranza delle fotografie che oggi si facciamo non hanno lo scopo di essere conservate. Fai un oggetto e poi lo butti. Hanno lo stesso valore, e allora se la butti vuol dire che non valeva niente. Ma chi l'ha detto? Ve lo ricordate il bacio, il primo bacio che avete dato al fidanzato, alla fidanzata? Dov'è? Oltre che nella vostra memoria, dov'è? L'avete conservato? Le strette di mano di ieri erano importanti o no? Però non ci sono. E allora ci sono cose nelle relazioni umane che si verificano una volta sola, poi si perdono materialmente,
però costruiscono la nostra personalità, le nostre relazioni, e non è importante che noi le abbiamo conservate, tesaurizzate, archiviate, è importante quello che hanno fatto in quel momento. Le fotografie adesso sono diventate questa cosa. Io mando la fotografia del gattino ai miei amici su WhatsApp, al mio gruppo di amici su WhatsApp, per dire: oggi sto proprio bene, sono rilassata, voglio comunicarvi un senso di tenerezza. Mando la fotografia degli spaghetti con il nero di seppia ai miei amici che sono rimasti a Modena, per dirgli: ma Romeo, io sono qua che mangio delle cose buonissime e voi siete lì a faticare. Oppure invece dire: che peccato, vorrei proprio che tu fossi qui, dovresti assaggiarla questa cosa, è meravigliosa. Cioè, però poi domani non serve più questa cosa. La possiamo... Poi c'è una cosa particolare di cui sto ragionando, perché io ho sempre fatto questo discorso per cui le cose si perdono. In realtà poi ho capito che in realtà non si perdono del tutto, perché se uno va a guardare, rimangono, ci sono dei meccanismi di archiviazione automatica. Nel mio cellulare ho tutte le foto di WhatsApp che mi sono arrivate, che io ho mandato, ma le riguardo, le uso. Cioè, in effetti c'è un'archiviazione selvaggia che poi... E anche una perdita selvaggia, quando poi rompo il cellulare, come mi capita, ho perso tutte quelle lì si perdono, a meno che però adesso c'è l'archiviazione automatica in cloud e lì non so, e qui non si riesce. È vero che quando ricompro il cellulare mi ricollego a Google, mi hanno insegnato, mi sono un po' tonto in queste cose qui, e tornano giù tutte le foto che ho fatto anche con gli altri cellulari. Quindi a un certo momento quello che davvero rischiamo non è tanto di non conservare le fotografie importanti, ma di quello di essere costretti a conservare quelle fotografie che non dovevamo, che non ci servivano per essere conservate. Ecco, semmai il paradosso è questo. Ma mi venivano in mente delle cose. Sì, poi c'è un'altra. Ah, allora magari diamo prima la precedenza. Sì. Allora. Io volevo dire, per quanto riguarda la comunicazione, che ormai le fotografie sono anche una causa di inquietudine. Nuova. No. Gli album fotografici familiari erano fortemente selettivi, erano, qualcuno li ha chiamati uno strumento di propaganda familiare, perché servivano per promuovere un'idea di famiglia che in realtà nella realtà non era così. Negli album familiari c'è sempre il sole, però d'inverno c'è sempre la neve. Tutti sorridono, non c'è mai quando ti è cascato il piatto per terra e l'hai rotto, o quando hai litigato, hai dato il ceffone, cose quelle. Esistono gli album di matrimonio, ma non esistono gli album di divorzio. Per cui c'era sempre una selezione, una selezione promozionale, no? La fotografia è sempre stata una cosa per promuovere un'immagine del sé. Semmai forse adesso questa cosa si incrina un po', si fanno anche forse più fotografie di momenti non canonici, non cerimoniali, insomma, no? Quindi anche da un certo punto di vista è stata sdrammatizzata questa, però è subentrata comunque anche un'altra ansia, io sono d'accordissimo, che è quella della presentazione del sé. Oddio, sarò alla... cioè, devo promozionarmi, le fotografie che metto sui miei social devono dare una certa idea di me, è sempre stato così qua. Anche le fotografie, però adesso sono io che costruisco, diciamo così, la mia vetrina. E poi dopo entro in ansia, perché io devo essere all'altezza dell'immagine che ho prodotto, no? Perché mi rendo conto che l'immagine che ho prodotto è migliorata rispetto a quello che io sono, e dopo ho paura di non corrispondere. Ho paura che le fotografie mi tradiscano, e c'è un fenomeno curioso che io ho notato. Per esempio con i selfie. Il selfie è una specie di cosa obbligata ormai, di autopresentazione obbligata. Io mi fotografo per comunicare agli altri che cosa sto facendo, in che situazione sono, di che umore sono, eccetera. Però nello stesso tempo, quindi espongo me stesso. Però nello stesso tempo vorrei che esporre soltanto una parte di me stesso e non tutto me stesso, perché continuo a pensare di avere un'intimità. Io non credo che noi abbiamo... delegato completamente alle fotografie e selfie tutta la nostra intimità, no, vogliamo ancora tenercene un po'. Del resto, chi è che si fa davvero le fotografie o i selfie ovunque? E mi fermo qui, però ho capito cosa voglio dire, per ovunque, insomma. Quindi abbiamo paura che il selfie in realtà dica troppo di noi,
anche più di quello che noi vorremmo, che sveli proprio l'intimità. Noi vogliamo comunicare un'esteriorità, ma non un'intimità, sono due cose un pochino diverse. E allora cosa facciamo? Inseriamo degli schermi, che non sono soltanto i filtrini, eccetera, eccetera. Cioè, noi possiamo ridere del fatto che, dell'abitudine dei selfie di fare le boccucce a culo di gallina, no? Ma tutte queste smorfiette che facciamo, ma anche il sorriso, da un certo punto di vista, sono piccole maschere che ci mettiamo per non lasciare uscire troppo di noi. È come se volessimo dire, io mi do in immagine, però non tutto. A un certo momento metto un limite e ti segnalo, con la smorfietta eccetera, che quello che vedi di me è un po' finto e non è tutto. Non so se è una cosa che ho pensato, non so neanche se sia vero o se sia qua, però io credo che tutti quanti dicono, ma siete tutti stupidi, fate tutti delle smorfie, ci sarà un motivo. Quando la spiegazione di sono tutti diventati deficienti non mi ha mai convinto, non è possibile, non esiste la demenza di massa. Ma no, esiste però. Ci sono sempre dei motivi, poi può essere che uno strumento, una cosa, eccetera, ci squilibri un po', però proprio la demenza di massa dovuta a una specie di morbo che esce dal cellulare non esiste. Ci sono dei motivi per cui ci comportiamo, per cui tante persone si comportano in una certa maniera. Io ho pensato a questo. Si chiama costume, penso. Poi c'è un'altra tendenza in quello che dicevi tu, cioè non soltanto si assumono delle maschere per darsi, ma non troppo. Poi in alcuni casi, e soprattutto alcuni personaggi che hanno, diciamo, un'immagine pubblica, utilizzano una chiave di comunicazione che sembra molto informale, ma che in realtà è controllata moltissimo, è molto formalizzata. Pensavo al selfie di Arisa in bagno e cose del genere. Cioè la tendenza a certi selfie estremi a far finta di darsi e di dare delle cose anche della propria vita privata, come se ci si mettesse in pasto agli altri, ma in realtà è una informalità altamente formalizzata che ha un fine ovviamente promozionale, perché oggi paradossalmente apparire friendly, apparire immediati, apparire dà più, diciamo, successo, no? È un utilizzo di uno stereotipo già portato avanti. Esatto, esatto. Si avvale di modalità di porsi che sono acclaratamente valide e di successo per rappresentare le idee. C'è una costruzione della spontaneità. Esatto, una costruzione della spontaneità. Una costruzione in termini, però è così. Una costruzione di quelli che dovrebbero essere i retroscena, che invece vengono scenografati come se fossero parte della scena. No, invece riguardo alle fotografie, alla memoria, cosa, eccetera, eccetera, mi venivano in mente le cose anche private, no? Mia madre fotografava molto, fotografava, diciamo così, con intento puramente così di conservazione familiare, utilizzava la fotografia a volte per dire quello che lei non poteva dire. Per esempio, aveva un rapporto patologico, diciamo negativo, con una cognata della quale pensava tutto il peggio possibile, e non mancava mai di farlo delle foto che evidenziassero dei difetti. Per esempio io ricordo ricordo che c'erano delle foto di questa povera zia Ersilia diciamo per esempio in spiaggia, dove aveva dei costumi già a due pezzi, ma di tipo ascellare, perché comunque lo slip arrivava qua, e ciò malgrado quattro strati di pancia che si piegava verso il marito. Mia madre immancabilmente fotografava ovviamente la fotografia le dava la possibilità di utilizzare una satira che, diciamo, non era permessa, diciamo. Ora cosa voglio dire con questo? Che questi intenti ludici, questi intenti, diciamo, ci sono sempre stati, e naturalmente però poi secondo me nessuno al presente è in grado di dire cosa vale la pena che resti e che cosa no, perché ho riguardato la foto della zia Ersilia, della povera zia Ersilia sfottuta in tutti i modi possibili, e secondo me se fosse appartenuta a Vivian Maier, l'avessero scoperta, sarebbe stata esposta.
perché è rappresentativa di un'epoca, di un modo di stare al mare, di un modo, gesti, costumi, eccetera, eccetera. Quindi al presente noi non lo sappiamo mai che cosa vale la pena di conservare o meno. A volte quello che conta anche nelle fotografie, e anche questo si è sempre fatto, è come nella scrittura, che certe volte si prendono gli appunti non tanto perché si riguarderanno gli appunti, ma perché il gesto di scriverli gli incide nel cervello determinate cose. E secondo me le fotografie ieri ed oggi anche hanno avuto questa funzione, cioè non importa, infatti mi è capitato di frequentare una psicologa dalla quale io inizialmente sono andata dicendo che io non avevo ricordi quasi per niente di infanzia, ricordavo le foto, perché quelle foto si erano incise nella mia testa proprio più del fluire della vita, cioè io ricordi dinamici non ne avevo quasi niente, avevo le foto di mia madre che avevano soppiantato i miei ricordi, quelli fluidi del vissuto. E di Ersilia. La potenza della Ersilia. La potenza della Ersilia. Nel senso che certe volte è proprio una forma di incisione che ha solo questa funzione. Ed è una funzione che può essere privata, dentro la quale poi ci possono essere cose che magari possono avere un valore che va al di là del proprio privato, possono, diciamo, rappresentare momenti di costume che poi vanno, c'è motivo di tramandare. Possono diventare rappresentativi di momenti, certo, di costume. Certo, questo, certo, è uno dei motivi per cui noi spesso suggeriamo vivamente di non cancellare mai nulla. Perché non dico domani, ma dopodomani potrebbe diventare una cosa importante. Cioè, non mi pare una novità, nessuno mai al presente è stato, tutti hanno detto, ma tutta questa spazzatura, ma questo orrore verso il troppo, verso le cose inutili, c'è sempre stato, nessuno al presente lo sa. Vabbè, cioè, Antonino Paraggi. Questa è la funzione, la funzione Antonino Paraggi. Questa potrebbe essere anche la funzione dell'orbum familiare, però un'importanza storica, sì, certo, all'interno, certo, della famiglia. Oggi purtroppo siamo abituati, stiamo acquisendo la mentalità di buttare tutto. Mi scaricava le nuove. Deve essere conservato, consumiamo tutto, dopodiché non sappiamo che cosa resterà. Di là c'è una mostra fatta dai negativi di che qualcuno aveva buttato, cioè la scatola di scarica. Non dico a me che io ho recuperato nei mercatini, ho recuperato 150 immagini almeno dei fotografi paventati dal vostro centro. Ma questo sappiamo chi fosse, noi non abbiamo chiamato Lucio, anzi vi invito dopo a dare un'occhiata. Posso? Volevo rispondere a quella ragazza che dice che lei è giovane. Cioè, perdona, è proprio più giovane di te, l'ha detto lei. Io che sono meno giovane, diversamente giovane, sono molto d'accordo su quello che hai detto tu, che ti crea ansia, che le fotografie poi ti arrivano manipolate, filtri, lasciamo stare cose come le orecchie d'asino o il naso a Pinocchio, però il effettivamente, siccome io provengo dal Paleolitico, quindi io ho stampato in bianco e nero, provengo dalla pellicola, poi sono passato al digitale, contentissimo di essere passato al digitale, contentissimo ora di avere dei programmi di mantenimento, stampare le foto che facciamo in maniera particolare proprio per cercare di mantenerle nel tempo. C'è la possibilità di farlo, non si sa quanto, ma magari fra 150 anni vedrò se le mie foto sono ancora buone. È arrivato i posteri. Però cosa succede? Quando una persona comincia a fare migliaia di scatti partendo dal negativo al digitale, poi a un certo punto c'è una sorta di cumulo. Cioè, io faccio una fotografia, cerco di non manipolare il più possibile, la schiarirò, la scurirò, ma senza troppi
Poi mi sono chiesto, ma perché non tornare indietro un attimino? Cioè, tornare indietro in che senso? Se tu mi crei un'emozione in questo momento, io ti sto fotografando, io vorrei che l'emozione che tu mi stai trasmettendo venisse fuori nell'immagine. A te non te ne fregherà niente, come non fregherà niente a nessuno. Però io, che sono il padrone dell'immagine, so in quel momento lì che ho messo nell'emulsione anche la mia emozione. Ecco perché è un periodo, che non so se l'avrei anche notato, che sono passato alla Polaroid, che poi non è la Polaroid ma è Fuji, ma non fa niente, cioè all'immagine istantanea. Perché io nel momento che uscirà la mia immagine, sarà giusta, sarà sbagliata, sarà sfocata, sarà quello che vuoi, ma è lo stato di un'emozione del momento e non c'è verso di manipolarla, a meno che la scansisco, allora, ma la vera immagine è quella, punto, ho finito. Mi hai emozionato. Anche se secondo me la vera immagine è sempre per te, ovviamente. Ok. Cioè, in teoria potresti fare una cosa identica anche con una scheda da 128 giri sulla macchina digitale, però è chiaro che questa qui è una scorciatoia, tra virgolette, non in termini, non in senso negativo, per costringerti a concentrarti. Però io scommetto che tu nel 128 giga, sì. almeno una la schiavisci o la scurisci. Perché? Mio padre no. Io sinceramente a me questa cosa mio padre no. Oscuro non traumatizza perché lo faccio restare concettualmente nell'ipotesi dello sviluppo. Per carità, questo non è un difetto, intendiamoci, si cerca sempre di migliorare. Ma è che non si arriva la tendenza, si ha voglia, non ho abbandonato il digitale, ci mancherebbe altro. Però ti viene voglia per un certo periodo di dire faccio questo, punto e basta. Sì, sì. Viene bene, non viene bene, è quello. Sai che lo dici, Giancarlo, mio padre usa una digitale ormai da 9 anni, sempre la stessa. Usa l'SD come se fossero rullini fotografici. Non ne conosco qualcuno. Mio padre mette l'SD, dura un anno e mezzo, due, perché lui non è un fotografo compulsivo. Lui fa uno scatto a Natale, uno a Pasqua. E non ha la zia, No. Questo. Cambiano le stagioni nel suo giardino e noi lo sappiamo perché lui le fotografa. Tipo, lui prende quell'SD e la posa. E ne mette, anzi no, e gliene mette un'altra, perché non sa cambiare il rullino, non ci sono più i fotografi. E la resta. Cioè, lui non ha mai cancellato una foto. E così ha fatto pure con la pellicola, perché lui fino agli 8 anni fa che non c'era questa macchina ha usato le pellicole, quelle che si incastravano là, come si chiamano? Le cartucce, con il flash, quello che si buttava, l'unico fino a 10 anni fa che la usava. No, cubo flash, quella lastina che solo un fotografo a Milazzo gliele trovava là, non lo so dove, gliele spacciava tipo a 30 euro. Cioè, tipo, mio padre quindi è proprio, lui non cancellerà mai, tutto sarà archiviato nella sua SD. Una serie di schede. No, perché lui è ne fa poche, perché lui non si sputtana facilmente. Quindi tu sei una retica praticamente. Io non so fare le fotografie per lui. Un'altra delle cose che bisognerebbe insegnare ai ragazzi nelle scuole è diffidare cioè riconoscere che la spontaneità si può costruire, no? È successa una curiosa inversione che le fotografie professionali adesso, quelle fatte molto bene, eccetera, visto che ciascuno le confronta a quelle che fa col telefonino, che sono tecnicamente buone, però di solito l'inquadratura è così come va, poi ci possono anche essere degli errori tecnici, perché per quanto i software siano sofisticati, noi riusciamo lo stesso a sbagliare le fotografie, lo stesso.
Quindi dice, io le mie fotografie sono brutte, quelle dei professionisti sono belle, ma quelle dei professionisti sono false, le mie sono vere perché le ho fatte io, so che le ho fatte io, saranno brutte, però insomma. Quindi è diventato un marchio di autenticità, il difetto tecnico è diventato un marchio di autenticità. Questo naturalmente è un linguaggio come un altro. Se voi nei film di fiction, quando c'è uno dei protagonisti del film che fa un film, e quindi tu devi vedere un film dentro il film, come fai a riconoscere che è il film dentro il film e non è il film che stai guardando? È più brutto, è sfocato, è comodo. Naturalmente per sfocarlo eccetera ci hanno lavorato un bel po', per renderlo brutto, cioè autentico. Quindi adesso, e attenzione, tutte le fotografie, quello che dicevi, non mi ricordo più che lo dicevi, per esempio gli Instagram dei politici, che in genere sono sbagliati, inquadrati male, cioè, sono accuratamente studiati, ma io conosco un politico di cui non vi dirò il nome ma solo il cognome, Matteo Renzi, che aveva un eccellente addetto stampa che gli faceva i selfie, nel senso che non erano i selfie di Renzi, glieli faceva, glieli ordinava, glieli costruiva eccetera, e preferiva quelli dove c'era la mezza inquadratura, il braccio mosso, eccetera, eccetera, perché erano più autentici. Lui poi non è che ci teorizzasse sopra, però c'era arrivato un po' di intuito a capire che le fotografie che sono mimetiche con quelle che fai, che puoi fare anche tu, ti identificano col tuo elettore, no? Col tuo elettore potenziale. Almeno aveva avuto un intuito stavolta. No, però questa naturalmente è una manipolazione. È una manipolazione. È un lettore di fotografie, come tutti siamo, dovrebbe imparare a leggere una manipolazione fotografica, capire che quella che si presenta come maggiore autenticità perché è imperfetta e sbagliata, può essere sbagliata ad arte per imitare. Questa è un'altra delle... Senza arrivare a quei trucchi fotografici sbagliati dove uno viene abbracciato e si vedono tre braccia, no? Quelli anche famosi, le riviste famose. Però è sempre esistita la brutta di copia del tema. Sì, questo era ancora un altro percorso, si può arrivare al tema finale passando per la brutta copia. Ma sì, ma naturalmente, però sempre il nostro tema, però dico. Sì, però sai riconoscere qual è la brutta copia poi. No, però adesso è successo succede come se la professoressa desse voti più belli ai temi in brutta perché sono più autentici. È bellissimo, esatto. Ha fatto una fotografia adesso. In realtà stai dicendo una cosa tragica e terribile, perché a noi mi è capitato più di una volta di fare un lavoro, per esempio, di still life, e no, perché il lavoro di still life va messo in un blog, perciò questa è troppo buona. Io ci ho messo la cura perché ci interessa un professionista avuto, è normale. E invece quella cura non bisognava farla vedere, non bisognava farla vedere. Lì è un altro livello interessante, temo che sia esattamente il tema in brutta. Comunque, dicevo queste cose qui, le dicevo con Eric Kessers, che è un bravissimo, poi ve lo spiegherò, un olandese che si occupa di queste cose qui, a cui piacciono molto le fotografie sbagliate. E io gli dicevo, le fotografie non si possono più sbagliare, perché questi software dicono, no, ma tu scarichi, c'è un'app, che tu scarichi e ti scarta benissimo le fotografie che vuoi, tu hai delle buone foto, te le massacra perfettamente. In realtà è un po' una moda, è quello è il problema, non è solo di questa epoca, cioè deriva un po' prima del libro di Clément Chauveau, l'errore fotografico, che comunque è datato, uno dei miei. Ho anche un altro libro che si chiama un'autentica cugina. Al di là di questo, di piaggeria gratuita, c'è stata un'epoca, e noi facciamo parte appieno dell'amore della bassa definizione, del go-fi, del recupero di cose vecchie. Una mostra che c'è, la mostra. Nel corridoio ci sono esposte delle fotografie di un fotografo probabilmente dagli anni 20, gli anni 40, che ha abbandonato, scattato, non sappiamo cosa abbia mai fatto, lui le ha trovate in un mercatino, le abbiamo guardate, ha detto, mica belle queste foto, ma perché? Non tutte sbagliate. Che vuol dire tutte sbagliate? Ovviamente
lo sbaglio in relazione a un canone che c'era in questa epoca. C'è l'ombra del fotografo proiettata dal sole, c'è la doppia esposizione non voluta, c'è il taglio della testa, caduto dal treppiede, l'orizzonte storto, le bruciature dovute a un'apertura della macchina fotografica. Ora sono tutti presi. Io avevo un esercizio nel corso di linguaggio fotografico dedicato all'errore fotografico, negli ultimi 3 anni l'abbiamo fatto. Perché è troppo, non troppo facile, non lo sanno già fare. Forse l'ansia mi ha messo ansia. Che però non è mai venuto ansia con la fotografia. Invece io l'ho capita. Ma la fotografia è come le persone, non la conosci fino in fondo, capito? Non conoscerai mai una persona. È la stessa cosa la fotografia. Passa quello che tu vuoi fare passare agli altri. Come la personalità, io faccio passare una Francesca che non è la vera Francesca, perché io faccio passare e non mai nessuno mi conoscerà a fondo tipo come mi conosco io. È la stessa cosa, quella è mia sorella, è la stessa cosa con la fotografia, secondo me dovremmo scorticare e chiedere. Però ho fatto una domanda: secondo noi quale può essere la via per insegnare una lettura, a leggere? Perché a scrivere siamo tutti bravi, forse, però ormai è facile. Ci proviamo, ma a leggere. Ma le due cose credo che non siano proprio imprescindibili. Stavo pensando che ho appena fatto un servizio su questo, la prossima fiera del libro per ragazzi di Bologna, che ospiterà un convegno sulla scrittura a mano nei libri per ragazzi. Cioè, è importante o no che i libri per bambini sembrino scritti a mano, perlomeno abbiano invece che caratteri tipografici? E qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Una delle motivazioni che mi ha convinto di più è il fatto che nessun bambino scriverà mai a mano se non legge cose scritte a mano. E quindi l'importanza, vuol dire, di capire come leggere le fotografie e come farle sono due facce della stessa medaglia. Quindi io non mi porrei il problema, io gli farei fare tante foto ai ragazzini, poi dopo gliele farei rifare, gliele farei commentare, gliele farei ragionare, farei fare foto diverse per scopi diversi. Una mia amica, in realtà mia cognata, che insegna lettere, ha fatto questo esperimento con i suoi bambini. Il compito a casa era: fammi 3 selfie, uno per la tua amica del cuore, uno per tua zia e uno per me che sono la tua professoressa, e poi scrivimi in che cosa sono diversi questi 3 selfie. Hanno capito benissimo i ragazzini qual era il meccanismo. Dice: ah no, calma, per la mia amica ci metto i cuoricini, gli stickers, le cose, cioè, per la prof farò vedere, banalità, no? Farò vedere che sono lì, che studio, che cosa, per la zia che sono in ordine, pulisce. Capisci che insomma nel linguaggio fotografico c'è il perché condiziona il come. Il target, va. Perché condiziona il come, ovviamente. Questo dovrebbe servire, capire che ogni fotografia è una messa, fra virgolette, di una percezione, insomma, di una nostra... Sì, Adia, il fatto che io sono sempre convinto che anche nella fotografia reportaggistica più spontanea c'è una scelta fondamentale, quella di non mettere dentro qualcosa o di aggiungerlo, che è una cosa che va sempre valutata. Oh, cioè, in questo momento, in questo scatto, sta accadendo un omicidio. Solo che sta accadendo... Cioè, attenzione! Però se tu lo scrivi, vale. Il primo atto della fotografia, quello imprescindibile, è inquadrare. L'inquadratura dimostra che una cosa fondamentale: tu non stai prelevando la realtà, ma stai facendo un carotaggio, una scelta preventiva di interessi. Io decido che questa porzione della realtà è una cosa che io voglio comunicare, perché penso che ci sia qualcosa di significativo dentro questa cosa. Poi scelgo cosa tenere fuori, come gli archivisti, chiedo cosa tenere e che cosa buttare. Butto più di quello che tengo, però l'importante è che lo sappia chi guarda la fotografia. Adesso uno dei fenomeni che mi preoccupa molto con la post-produzione non è tanto,
c'è una tendenza a demonizzare lo strumento in quanto tale. Foto non manipolata, foto non post prodotta. Tanto è una balla, perché se anche tu pubblichi Camera Original, la pre-post prodotta la macchina fotografica con i suoi software. Ecco. Quindi tu semplicemente hai accettato la post produzione che fa la macchina sull'immagine semplicemente captata dal tappetino del CC. Lei intanto ci ha lavorato, tu accetti quella, quindi non è che non l'immagine non è post prodotta. Però al di là di questo, è una specie di rivendicazione che fa ancora riferimento al mito del virtuosismo della mano. Cioè, in questo caso trasferita al virtuosismo dell'occhio, no? Cioè io sono un vero fotografo, mentre il pittore è quello che rifinisce con la mano, il mio virtuosismo è che io ho già visto l'immagine balzare fuori dalla realtà già perfetta, come Minerva dalla testa di Giove. È un mito, ovviamente, questo. E viceversa, la tentazione di Photoshop adesso è quella di... che poi non è neanche tanto il contrario, è forse soltanto un paradossale. Adesso ho la possibilità di riportare l'immagine che ho ottenuto all'immagine che avevo in mente quando ho scattato la fotografia. Ho fatto una fotografia, non è venuta come io la avevo visto, immaginato, progettato, non c'è problema. La riporto alla mia... Quindi io in realtà faccio una fotografia come elemento di base per creare la pittura mentale che avevo nel momento in cui ho fatto, che avevo impresso nel momento in cui vale sempre tu. E in questo modo va benissimo, cioè, si può fare tutto, perché vuol dire, nessuno vieta a un fotografo di fare soprattutto il pittore. Il problema è: cosa serve la mia foto? Che patto ho con la persona che vedrà questa foto? Perché se io fotografo una partita di calcio e perdo il momento del gol perché ho scattato un attimo dopo, e allora dopo con Photoshop riporto la fotografia all'immagine che avrei voluto prendere che non ho preso, quindi prendo il pallone e lo metto di là dalla linea di porta. Certo, ho ottenuto l'immagine che io volevo, no? L'immagine, in realtà, poi in realtà è vero, ho fatto gol, però io sto infrangendo un patto con il lettore, cioè non gli sto dicendo qual era lo stato delle cose che io ho visto e captato nel momento in cui ho deciso di mettere al mondo quella fotografia. Allora, appunto, come dice Shanna, è legittimo muovere un pallone nella fotografia di sport, lo fanno tutti, certo. I palloni girano dopo nelle fotografie. Sì, però può anche essere legittimo, ma se appunto lo porti di là dalla linea di porta, tu hai cambiato il risultato di una partita di calcio. Questo non va bene, insomma. Come quando critico, ma la palla è appena di qui o appena di là. Vuol dire, c'è la prova fotografica adesso per i gol, per le cose, eccetera, poi tu mi sposti il pallone. Quindi vuol dire, si può fare tutto. Io posso anche fare, il pittore che semplicemente fa una captazione primaria della realtà, una specie di, come prendere uno scrittore che prende appunti, come Zola che va a cercare generali, prende due o tre appunti, poi torna a casa e ci scrive sopra un romanzo. Posso anche fare così, è una modalità, non è vietato, non è un peccato, non è un reato. È etico? Non lo è, lo è. Quello che non è etico è far finta di fare una cosa dicendo che ne hai fatto un'altra. Mm-hmm. Cioè io alla domanda posso usare Photoshop, che mi fanno tanti fotografi nei corsi, io dico, sei disposto, posso usare Photoshop per cancellare un dettaglio, per spostare, la domanda è, sei disposto a dire, o meglio a far capire al tuo lettore che lo hai fatto, allora fallo, non sei disposto, allora stai mentendo, e non farlo. Moltissimo reportage, anche negli anni 60, per dire, era verosimile, non vero.
E moltissimo ancora prima era totalmente falso, quei campi di battaglia dove non succedeva nulla, c'erano non è una novità neanche questa, cioè. Quindi la fotografia prima di tutto niente, ma solo che stavi allora, il problema è che cosa crede il lettore di vedere. Esatto. E che cosa tu puoi far credere al lettore di avere visto. E allora, io non è che pretendo che tutte quante, ogni volta che uno fa una fotografia e cancella un mozzicone di sigaretta, scriva nella didascalia ho cancellato il mozzicone di sigaretta, perché diciamo che i giornali diventerebbero un po' illeggibili. Ci vuole anche, a proposito dell'educazione nella scuola, una consapevolezza da parte di chi guarda una foto che in quella foto può essere stato cancellato un mozzicone di sigaretta. Poi lo posso sapere per certo o non per certo, e in alcuni casi lo vorrei proprio sapere, perché per esempio se io vedo uno che ha in mano un coltello e sta sgozzando, vorrei proprio sapere se il coltello c'era o se è stato messo in Photoshop, no? Vorrei saperlo. Però intanto già la consapevolezza, che si ottiene soltanto con l'educazione, che una fotografia può essere manipolata, produce degli anticorpi. Per cui in questo senso io guardo una fotografia, assumo quel messaggio lì con il beneficio del dubbio di poter magari andare a controllare da altre fonti se le cose sono andate davvero così. Non c'è la foto e le cose sono andate così. Quindi le fotografie, insomma, si trasformano quindi da affermazioni a domande o a punti interrogativi, a possibilità di senso. Che nel fotogiornalismo le fotografie sono un indizio, una possibilità di senso e di spiegazione di come sono andate le cose, ma il senso lo deve cercare il lettore. Ma anche il lettore deve essere visto, nel senso che può essere un lettore più attivo o più passivo, può vedere quella foto così com'è, così compra un prodotto sul cellulare e lo mangia, cioè già c'è il computer lo mangia, bisogna vedere cosa vuole questo lettore. Quella sì, gli sta bene così, ma e non si fa neanche tutte queste... È male, sì, certo. Perché se si mangia solo i prodotti surgelati probabilmente non è educato a mangiare il fresco. Però in questo momento della sua vita sceglie anche questo. L'importante è lo fa perché lo vuole o lo fa perché non se ne rende conto? Il giornalista ha una deontologia a cui appunto può decidere di non spostare, ma sta venendo meno al suo dovere. Il lettore può sicuramente prevedere che ci sia una manipolazione nelle notizie, nelle immagini, come in qualunque aspetto dell'interazione con gli altri autori. Il presupposto è che, appunto, se ti affidi un professionista per essere informato, quel professionista non dovrebbe contravvenire al patto. Se torniamo al discorso della democratizzazione, oggi si crede di più alla foto spontanea, che molto spesso non è spontanea per nulla, non è creduta come tale, perché chissà i poteri che sono dietro i giornalisti e cosa fanno passare. È questo che applica alla medicina, si applica. Quindi c'è questa situazione assurda per cui lo spontaneo, di cui non abbiamo nessuna certezza sia spontaneo, non solo è pari, ma addirittura sembra più vero, sì. Poi magari uno spontaneo costruito. Quello è assolutamente vero. Domande, certezze? Perfetto, allora funziona. Speriamo di non sapere. Il problema casomai è che le idee, le convinzioni hanno sempre una vita che va molto al di là della ragione da cui sono nate, cioè hanno un'inerzia. Sì. Nel caso della fotografia l'inerzia consiste nel fatto di pensare che la fotografia sia più veritiera del linguaggio scritto, diciamo. Cioè la foto è là, cioè lo vedo, no? Questa idea un po' ingenua. È che la scuola non ha fatto nulla per, diciamo, contrastare questa inerzia, anzi, cioè, se ne disinteressa del tutto. E questo sì è un fatto di consapevolezza, di capacità critica, ma che va, cioè, che interessa un po' tutto. Mi è già capitato di dire, lo ripeto, che noi siamo stati educati a pensare che la cultura con la C maiuscola risiedesse nei libri fondamentalmente, o al limite in una tradizione orale, ma comunque in una tradizione verbale,
E quindi non è che l'immagine è manipolatoria, è che noi siamo più impreparati di fronte all'immagine. Cioè non abbiamo idea del backstage dell'immagine. E quindi questo fa sì che siamo più capaci di esercitare la nostra capacità critica nei confronti di un testo che non nei confronti di un'immagine. Io mi spiego che continui a rimanere, nonostante l'esperienza della manipolabilità, il fatto che tutti quanti sappiamo che le fotografie le possiamo manipolare, le manipoliamo noi per primi, rimanga lo stesso la presupposizione di veridicità. Quando vediamo una foto tendiamo istintivamente a pensare che quello che vediamo sia vero. Mi sono chiesto come mai l'esperienza della manipolabilità non ha prodotto... E ho pensato che se la ragione per cui le fotografie venivano definite autentiche nell'Ottocento era, diciamo, un'idea procedurale, no? Le fotografie sono un'impronta, la luce rimbalza, quindi no, cioè, la natura non mente, no? Questa è crollata, questa cosa, perché noi abbiamo capito che la tecnologia in realtà produce, non è la natura che dipinge, è lo strumento e la volontà di creare l'immagine, che produce l'immagine, quindi è crollata. Però perché resta l'idea della veridicità? Io credo che sia perché le fotografie, a differenza più di tutte le altre immagini che abbiamo fatto, anche se non completamente di tutte, entra nella nostra consapevolezza da una porta diversa da quella da cui ci entrano le informazioni di tipo verbale, razionale. E io non so se questi studi che si stanno facendo tutti sui neuroni specchio ci arriveranno a rivelare qualche cosa. I neuroni specchio sono questa strana cosa che abbiamo, per cui noi percepiamo delle cose prima col corpo che con la razionalità, no? Quando vediamo un'immagine il nostro corpo tende a imitare quello che vediamo e a patire le stesse cose, che cioè è una specie di pathos immediato, no? Che il nostro corpo riconosce. Vediamo un'immagine di una sofferenza ed è assolutamente reale, no? Perché io vi sfido, lo dico sempre, sfido chiunque a vedere anche mille volte quella sequenza di Un Chien Andalou di Buñuel, in cui ed è finta, in cui un signore con una lametta taglia il bulbo oculare di una modella, in realtà taglia un occhio di due grazie a un montaggio molto sapiente, e a non rabbrividire, chiudere gli occhi, mettere la mano all'occhio, io so che quell'immagine lì è finta, non è il taglio dell'occhio della modella, eccetera, però non posso fare, il mio corpo non può fare a meno di reagire. Allora mi chiedo se in una certa misura tutte le immagini facciano così, e in particolare le fotografie, perché in più hanno questa idea che quello che stiamo vedendo è esistito nella realtà. E allora io posso magari fremere un po' di meno di fronte ai disastri della guerra di Goya quando vedo uno squartato, ma se vedo la fotografia di uno squartato sto male fisicamente. E questo mi fa pensare inconsciamente che le fotografie abbiano una verità dentro. E mi chiedo quanto ci sia davvero di vero in questa, quanto ci sia da buttare, quanto ci sia da tenere di questa sensazione, perché in fondo è con fotografie empatiche come queste che noi siamo riusciti a denunciare le ingiustizie, a dimostrare che un colpevole era colpevole, insomma, a far finire guerre, a fare, insomma, quindi ha un potere. Perché dovremmo rinunciare al potere della fotografia soltanto perché abbiamo capito che non è una rappresentazione immediata in realtà, ma è una, ci serve questo, semplicemente bisogna capire che questo potere può anche essere usato all'opposto, no? La fotografia ha fatto anche propaganda, ha fatto anche manipolazione della realtà, però io non rinuncerei a questa cosa particolare per cui le fotografie entrano nella nostra consapevolezza da una porta diversa dalla conoscenza, del sapere, diciamo, intellettuale razionale. È una facoltà in più che abbiamo per la conoscenza del mondo. Se non siamo scemi, se non siamo ingenui, è un arricchimento. Sottolineare il fatto che magari leggere qualcosina di più sulla fotografia o su ciò che si dice dalla fotografia, o studiare certi autori, per esempio Robert Capa,
la selezione delle sue immagini quando sono state pubblicate, quindi anche lui ha fatto immagini non sbagliate, diciamo così. Cioè formarsi una mini cultura, non c'è bisogno di diventare studiosi, però probabilmente si riesce anche poi a capire o a farci venire dei dubbi su certe immagini e su certe manipolazioni mentali, scusate, lo stavo dicendo, che magari possono nascere leggendo magari cose che specialmente su Facebook si sente dire, ecco, come se fossero dei dogmi. Filtriamoli molto questi dogmi, perché tante volte si dicono castronerie. È stato bello. Avete altre domande? Avete fame? Avete fame? Avete macchine fotografiche? Avete negativi? Avete negativi? Sì, il fatto che poi si dica negativo è una cosa strana. Si viene di scena, matrice, che esce dall'altra chiamata negativo. Perché? Perché il contrario di un positivo? Perché la cosa è positiva? Non si sa. Vabbè, sotto la questione lessicale, esce non aveva stato. Comunque, una cosa che mi era piaciuto molto quando avevo conosciuto la Franco Colombo, andatevi a leggere qualcosa della Franco Colombo, quando a Solighetto qualcuno dice: però noi fotoamatori, voi non siete fotoamatori. Voi siete fotografi, nel momento stesso che scattate la fotografia, siete fotografi. Avete mai sentito parlare dei pito amatori o degli sculto amatori? Pito amatori, pito amatori. Non avevo tutto. No, il pito della domenica. Uno di noi è una bici da fotografia. Ma leggere questo. No, ma chiariamola questa cosa, perché c'è una gran polemica sempre su, no, non siete fotografi, voi siete fotoamatori, siete fotografanti, siete... Chi è? Chi è? Non sta in piedi, perché se fotografi sono soltanto quelli che lo fanno per mestiere, tre quarti di storia della fotografia è stata fatta da un fotografo. E poi la grande divisione è che il professionista è quello che ha la partita IVA. Esatto. Allora, io ho la mia proposta, la mia definizione di fotografo. Per me fotografo è chi assegna alla fotografia un posto di rilievo nella propria vita. Bravo. Tutti gli altri sono fotografanti e non voglio nemmeno essere chiamati. Però se uno si vuole fare chiamare, se uno si ritiene fotografo è perché pensa, gli piace la fotografia, pensa che la fotografia abbia migliorato un po' la sua vita, e perché non può chiamarsi fotografo? Allora perché il fotografante dovrebbe essere alfabetizzato, istruito? Perché è un parlante e tutti dobbiamo parlare, è meglio se parliamo bene, ci facciamo capire meglio e ci facciamo fregare meno. Sono d'accordo, la mia era una provocazione, però... È la partita IVA! Io voglio fare la pubblicità! Se tutti conoscessimo il linguaggio, un po' finirebbe anche la magia, il gioco. Ma no! L'elemento uomo, il regista, Ma no, perché come è stato detto prima, se io so le regole della lingua italiana non sono per questo un poeta, non sono un romanziere, sono però uno che sa esprimere bene quello che vuole dire e che sa comprendere bene quello che viene detto. Ma noi ci troviamo di fronte la gente non è analfabeta, anzi vive una cultura popolare, ha una chiave di lettura delle cose e pertanto la comunicazione funziona, perché c'è chi conosce cosa mettere e la gente legge nella maniera consueta. Un prodotto al supermercato si studia il packaging, la grafica, perché anche se la gente sa che possibilmente quel pacco di biscotti
girando, no? Legge gli ingredienti, c'è qualcosa che non va, nonostante questo lo preferisce un altro. E questo è normale. No, prendiamo il whisky. Traduzione. Ad ogni modo, secondo me siamo tutti alfabetizzati. Ora il discorso è lo siamo per come dovrebbe essere, abbiamo tutti realmente. Scusa, il problema non è essere alfabetizzati, il problema è di essere autodidatto, di avere già di preparare i ragazzi, bambini e bambini. Ci sarebbe più facile. Forse l'uomo della strada cresciuto direbbe: no, io so bene quanto è difficile fare una buona fotografia, arrivo fino a lì, ma se ho bisogno di qualcosa di più vado dal professionista. Quindi da un certo punto di vista aumentare l'alfabetizzazione visuale non minaccia il professionista, semmai ne valorizza, ne fa comprendere meglio il ruolo e la capacità. E non come quello che va a comprare 2000 euro di attrezzature, esce dal fotografo, dal negoziato, l'apprezzamento della fotografia rispetto agli anni 70-80 è molto diminuito, eh? Cioè prima la fotografia si apprezzava di più, soprattutto il bianco e il nero e cose varie, cioè c'era anche una certa manialità praticamente di dire: ma come è stata fatta questa foto, stampata con una certa carta e delle serie. Ma oggi credo che questo concetto sia un po'. Ma poi già il bianco e nero è la prima manipolazione fatta. Che è il primo Photoshop il bianco e nero. Generalmente così per i professionisti, ma in un genere sono cambiate anche i modi di muovere la fotografia. Però quella era una cultura che da circolo fotografico adesso c'è internet. La carta stampata prima prende, non so, le pubblicazioni di varie attrici, per esempio, non esistono più queste cose. Ma quella si è persa tutta la qualità. Ma la qualità, la qualità della fotografia in genere, della stampa in genere, è scaduta in maniera. Non siamo d'accordissimo. Secondo me non è scaduta. Infatti, e quelli che stampano è una piccola nicchia di un'ulteriore nicchia, l'immagine è passata dalla carta al digitale. Ma questa è un'esigenza, ma questa è un'esigenza di oggi, perché comunque per avere più diffusione di una cosa la devi rendere possibile, fruibile a più persone. Capito? Perché se no là si cade nell'opzione più brutta, che è creare creare la fotografia solo per alcune persone, che non è questo, perché è un libro, per esempio, La Divina Commedia, la può leggere, sicuramente la leggerà in modo diverso, un bambino di 5 anni e un vecchio di 189.000 anni che ha fatto tutte le scuole, si leggerà in modo diverso, ma se noi diciamo, la Divina Commedia, però la possono leggere tutti quelli di 60 anni, tipo che hanno fatto un tipo di... E la fotografia è uguale, tipo, noi la dobbiamo portare comunque a tutti. E quindi il digitale da questo punto di vista ha reso possibile la lettura a tutti. E anche il telefonino. Io sono un'utilizzatrice tipo non compulsiva, però tipo uso molto il cellulare e lo uso, ecco, come dici tu, con coscienza, cioè non con coscienza, cerco di dire anche alle persone: se tu vuoi fare una foto del piatto che stai mangiando, almeno fallo bene. Noi abbiamo fatto un micro workshop, ti ricordi? Foodamatic si chiamava. Tu potevi partecipare con il cellulare e noi ti davamo la possibilità di usare la luce naturale oppure una luce X, la luce dell'IKEA, capito? Perché le massaie dicevano: ma io devo cucinare per mio marito la sera e quindi non ho la possibilità di usare. Perché usi quella luce, usando l'espressione, di merda della cacca? Usa una luce normale, poi usi il cellulare, sviluppalo con un programma, non mettere i filtrini Instagram, sviluppalo con un... noi te l'aiutiamo con il didino
E tu pubblichi su Instagram una foto normale. Voglio dire, se il tuo scopo è faccio la foto su Instagram per far venire l'acquolina in bocca al mio amico, far venire invidia oppure fargli venire voglia di essere con me. Se faccio fotografare il cibo, che chi l'ha fatto è una delle cose più difficili del mondo, difatti fotografi di cibo fanno delle cose pazzesche. Se tu mi fai una fotografia che dovrebbe farmi venire la colina in bocca e c'è una roba rivoltante, bravissimo, questo è fatta con neon eccetera, ho sbagliato, la credibilità passa, non sono riuscito ad adeguare il linguaggio alla, perfetto, ma questo lo deve quindi migliorare, non per fare una fotografia che vince il concorso di ma per il mio scopo personale, riuscire a farti venire in video che sto mangiando una roba e bella. Questo lo deve fare sia il professionista che la massaia. Ma non solo il professionista e la massaia, Francesca, perché poi c'è quello che ogni tempo è pubblicitario. No, tutti! Un po' per specifico, che ora fa un poco il video influencer, un po' il curatore del mercato di San Lorenzo, e ti spiace che su un cartellone 20 metri per mezzo, una foto fatta con telefonia è trattata da lui in una maniera X, e quello è rivoltante, come dice. E infatti quello doveva farsi Food Market. Si entra in certi ristoranti con quelli che c'è per che uno viene voglia di fuggire, mi portate davvero questa roba qua, ma io non neanche per idea la ordino. I menu fotografici servono solo per una cosa, in un solo tipo di cucina, nella cucina giapponese, bravissimo, perché tu non sai quello che mangerai. Esatto, o sei giapponese non sai che cosa. Voglio dire un'ultima cosa. Quando sulle riviste vedete i dati EXIF, ignorateli. I dati EXIF vuol dire che questa fotografia è stata fatta con tempo tale, diaframma tale, ISO tale, perché si ha l'illusione di farlo uguale o quasi. Se voi fate un'educazione all'immagine diversa, non avrete bisogno di quelli, anche perché non servono a niente, perché un'immagine uguale non la farete mai, perché non siete in quel luogo. Quindi cercate di... Deve essere per questo che le ricette dell'Artusi, a me, anche se metto tutti gli ingredienti...